Eccoci in diretta nuovamente qua. Ciao a tutti, benvenuti, bentornati. Siamo in un nuovissimo, in una nuovissima diretta Spritz Digitale. Anche oggi abbiamo un nuovissimo ospite e non è Cola. Cola, amore, andiamo. Ok, allora, eccoci qua. Benvenuti intanto a tutti quelli che si stanno collegando. Siete già tantissimi, wow, che bello. Allora, ciao a tutti, ciao. Vi spiego un attimo anche oggi di che cosa parleremo, quindi che cosa stiamo per fare. Siamo in una nuovissima diretta, un nuovissimo spritz digitale. Oggi però non ho lo spritz in questo momento, ma bando alle ciance, comunque rimane questo fantastico format a intervista. Oggi parleremo, intervisteremo in particolare Daniele, che è un fitness trainer, ma ci racconterà meglio lui la sua storia. E appunto Daniele, come le altre persone che abbiamo conosciuto le scorse settimane, è un Pillars. Questo vuol dire che fa parte della community della Instagram Pills Academy. E Daniele ha una bellissima storia, è riuscito a costruire una bellissima tribù di persone, quindi una bellissima community di persone che lo seguono, per cui non vedo l'ora appunto di farvi raccontare da lui la sua storia. Spesso mi chiedete: raccontami storie di persone per darmi motivazione, perché non è semplice, facile rimanere motivati. Benissimo, vi darò proprio oggi la storia di qualcuno che è riuscito, grazie a Instagram, a espandere il suo potenziale e appunto non vedo l'ora di parlarne proprio insieme a lui. Allora, prima di far entrare comunque Daniele, ci tenevo anche a ricordarvi, attenzione, che sono aperte ufficialmente le iscrizioni alla notte degli Oscar di Instagram. Per chi non lo sapesse, è un fantastico webinar per il quale appunto sono aperte le iscrizioni e che si terrà lunedì 17 alle 21.30, quindi manca sempre meno, è lunedì che viene, lunedì prossimo, lunedì questo, sarò in diretta live con un webinar esclusivo dove vi darò tantissimi dettagli su come dominare l'algoritmo, parleremo di come utilizzare il format del momento per attrarre sempre nuove persone interessate, parleremo di strategie vincenti per crescere, qualità di strategia, tutto quello che c'è da sapere riguardo proprio questo mondo e proprio Instagram, tutta la mia esperienza l'ho impacchettata all'interno di questo webinar che non vedo l'ora di condividere con voi. Quindi, se siete curiosi e soprattutto se volete partecipare, mi raccomando, tenetevi liberi, 17 ottobre alle ore 21, vi ricordo, è disponibile questo webinar. Se ancora non vi siete iscritti, quello che dovete fare è andare direttamente sul mio profilo Instagram e quindi sul mio account e cliccare nel link in bio. Cliccandoci sopra avrete la possibilità di registrarvi e di conseguenza quindi avrete riservato in automatico il vostro posto e potrete partecipare. Allora sì, per chi me lo sta chiedendo, salverò la diretta, quindi non temete, non vi preoccupate, la diretta sarà salvata e la troverete appunto sul mio account appena terminata. Ora vedo che è entrato Daniele, quindi direi di farlo entrare. Prima però vi ricordo che avete un bottone qua giù, dovreste vederlo dal mio stesso lato, con un punto interrogativo dentro. Cliccandoci avrete la possibilità di lasciare tutte le domande che volete. Quindi se durante la diretta vi viene in mente qualcosa che volete chiedere a Daniele, che tra poco entrerà, mi raccomando, fatelo. Vedo poi che in tanti vi siete già prenotati per il webinar di lunedì. Grazie, sono molto contenta, davvero siete davvero già in tantissimi e comunque grazie, anche se ancora non vi siete prenotati o comunque lo volete fare, grazie a tutti coloro che invece l'hanno già fatto. Allora, adesso andiamo a invitare Daniele, che entra, eccolo qua! Ehi, ciao Daniele, ciao! Che bello rivederti, perché infatti... Anche per me. Volevo raccontare questa cosa prima che tu entrassi, ma me la sono dimenticata. Io Daniele l'ho incrociato dal vivo sì. Quest'estate ed è così che poi, insomma, ci siamo inchiacchierati, abbiamo parlato un po', però io Daniele appunto lo conosco, no? Posso dire di conoscerti sì, dal vivo, sì, siamo proprio incrociati. Sì.
Ci siamo conosciuti dal vivo, è stato bellissimo perché io camminavo e a un certo punto faccio a Nicole, la mia compagna, ma lei è Arianna? E Nicole giustamente diceva, ma chi è Arianna? Dicevo, come chi è Arianna? La mia insegnante. Ah, quella ragazza con la voce di beh, sì, è lei. Allora sono venuto, ti ho fermato, Esatto, simpaticissimo. ed è stato super super bello e ora ci rivediamo qui in diretta. Sì. Allora, Daniele, come stai intanto? Tutto bene, sto in formissima e tra l'altro sto in fase di pre-prelancio di un nuovo prodotto, Ah. quindi sì, sono carico, sono contentissimo. Bene, come me, siamo nella stessa fase, diciamo. Anch'io sono Sì. in fase prelancio, quindi siamo allineati anche su questo. Sì, è la fase più elettrizzante, quella la Esatto, più bella anche esatto. forse. Sì, sono assolutamente d'accordo. Allora, Daniele, però raccontaci un po' chi sei e cosa fai. Io ho già anticipato, ho dato una spolverata veloce, però raccontaci tu bene nel dettaglio chi sei e cosa fai. Sì, allora, innanzitutto ciao, sono Daniele, vengo da Sulmona, quindi una cittadina dell'Abruzzo che Arianna ha avuto il piacere di conoscere. E mi definisco un fitness coach prima e poi piano piano si è trasformato in home fitness coach. Io sono un personal trainer e alleno a corpo libero tramite un mio metodo di allenamento, il Warrior Training DC, ed è un allenamento che è stato brevettato nel 2014 con un marchio registrato. Quindi non è un allenamento a corpo libero nato durante il Covid, ma dal 2014, quindi ne abbiamo fatta di strada e in essenza comunque mi alleno online e anche ovviamente in on site, così come lo era prima del Covid. E poi piano piano si è evoluto tutto quanto, sono comparso qui su Instagram, grazie alla tua Academy la cosa è esplosa e per un attimo dicevo cavolo, adesso dove vado a parare, perché come faccio a gestirmi tutto quanto, però attraverso l'Academy veramente sono riuscito a organizzarmi, a creare tutto quanto. Comunque, alleno essenzialmente a corpo libero e faccio tirare un po' Ok. fuori il guerriero che è in noi. Prima o poi forse anche io mi allenerò con te come mi hai suggerito, però prima di arrivare a questo appunto, adesso ci hai un po' raccontato dove sei adesso, di cosa ti occupi in questo momento, ma come è nato tutto e soprattutto quanto tempo fa è nato, cioè come hai iniziato la tua attività? Online, dici? No, proprio in generale, cioè come sei partito come fitness coach, come hai iniziato, hai intrapreso Sì, questo percorso? allora io inizio gli studi per diventare un personal trainer nel 2009. Io sono classe 1989, quindi nel 2009 ho iniziato i miei studi con il CONI per diventare semplice istruttore di sala, perché comunque era un ambiente che mi piaceva e quindi mi affascinava molto questo mondo. E poi ero ogni volta stanco di dover aspettare il personal trainer di turno che mi dicesse cosa fare. Sono un tipo molto curioso, quindi anche per questo ho iniziato io a studiare. Dal 2009 fino al 2013 ho continuato con i miei studi e avevo, sai, quei amici che ti chiedevano il programma di allenamento, chi per dimagrire, chi per mettere i muscoli, chi per una cosa e chi per un'altra. E ho iniziato a vedere che effettivamente i programmi funzionavano. Poi, l'inverno 2013, ho partecipato ad una prima gara di Medrun, non so se conosci, quelle che ora sono le Spartan Race. Nel 2013 erano le Warrior Dash. E la prima gara l'ho fatta a Idroscalo a Milano e su 1500 persone con i miei programmi di allenamento sono riuscito ad arrivare 47esimo e quindi è stata una soddisfazione unica. E da lì, Immagino. sì, da lì piano piano ho iniziato a partecipare a tutte quante le gare e avevo un quadernino dove appuntavo i miei allenamenti e ovviamente in alto c'era scritto Warrior Training. Le gare erano le Warrior Dash, io mi allenavo per la Warrior Dash e quindi Warrior Training. E da lì ogni tanto mi veniva l'idea di aprire un corso per partecipare a queste gare. I miei amici incuriositi volevano partecipare anche loro. E così mi è stata fatta la proposta dal mio vecchio titolare, dal mio allora titolare di palestra, e mi ha detto: Daniele, inventa di qualcosa, qui abbiamo bisogno di spopolare con un corso dove funzionale, dove un corso dove c'erano delle persone che si allenavano insieme.
Io non volevo fare la classica cosa di spinning, di gag, queste cose qui. Allora io ho detto: dammi 3 mesi di tempo. Ho passato l'estate in tavernetta. Dammi 3 mesi di tempo che io cerco di crearti qualcosa che non esiste. E così è stato. A settembre vado a fare la mia proposta al mio vecchio titolare e lui mi ha detto: ma che cos'è questo? Da dove l'hai preso? Ho fatto il frutto del mio genio, mettiamola così. E lui mi ha detto: no, non può andare, non può andare. A Sulmona, 20.000 abitanti fa Sulmona. Mi ha detto: ma che sei pazzo? No, no, questa cosa sicuramente non andrà. Stiamo parlando del 2013-2014, il corpo libero non esisteva in Italia, non esisteva. E allora ho detto: guarda, fammi provare una volta. Abbiamo provato la prima lezione in palestra, eravamo 33 persone. La Però seconda lezione eravamo 37 persone. E allora da lì è partito tutto un fiume di persone ed è iniziato così sostanzialmente il mio percorso con Warrior Training. Poi dici, ovviamente, perché Daniele Cutrone, quindi la sì. fantasia non è. Però da così è nato Warrior Training, dici. E nel 2014 ho brevettato il mio logo, che è un guerriero Maori con la lingua da fuori, Sì. ed è un mio tatuaggio che ho fatto nel 2010, perché durante i miei allenamenti, allora io utilizzo la psicologia applicata nel fitness. Sembra una cosa che chissà, mamma mia, che cos'è, però non è altro che motivare le persone a dare il massimo, ma non solo, farlo fare anche in maniera molto propedeutica. Propedeutica significa preparatoria, quindi iniziamo Ok. con esercizi più semplici per poi veramente conoscere e superare i propri limiti. Ed è quindi una sfida continua ed è un po' come il guerriero con la lingua da fuori che sfida gli avversari, noi Certo. sfidiamo noi stessi. E ogni lezione è un passettino avanti, è un passettino avanti. E quindi Bellissimo. questo, e sono ovviamente innamorato perché è come se fosse mio figlio, Si l'ho vede. partorito io. L'ho partorito Certo, io, quindi certo. No, no, si è vede nato così. benissimo. Si vede molto la passione che ci metti proprio ed è bello anche il messaggio che mandi un po', no? Anche oltre a essere partito da quello che era un bisogno, cioè tu ti sei accorto che effettivamente, no? Sempre più persone ti cercavano per Sì. quello e hai saputo cogliere. Ad oggi possiamo dire che ha avuto un grande successo. Quindi, poi Mamma mia! Decisamente magari, cioè, è andato magari anche oltre le tue aspettative, no? Come ogni cosa, nasce sì. da una visione e poi si trasforma in qualcosa di gigantesco. E, Sì, quindi, ecco. decisamente sì. Ci hai raccontato un po' il percorso offline, possiamo dire. Quando è che hai deciso Sì. di passare online e perché? Cioè, cosa ti ha spinto ad andare oltre? Allora, come ti ho detto prima, Sulmona è un paese di 20.000 persone. Ok, quindi molti ragazzi, finite le superiori, vanno a fare l'università fuori. Quindi chi a Bologna, chi a Milano, chi a Roma. E io vedevo di anno in anno che perdevo quello che era il mio gruppo portante, perché molti andavano via da Sulmona. E allora, nel 2018 questo, allora io ho detto: cavolo, io non posso perdere queste persone, ma non a livello economico, ma proprio a livello di gruppo, di community, che è un po' quello che parliamo oggi, di Certo. tribù. Io non le volevo perdere e loro stessi mi dicevano: Daniele, ti prego, io non voglio allenarmi ad un'altra palestra, io voglio rimanere connesso con te in qualche modo. Allora, da lì ho iniziato a creare, degli ebook. Ok? E io non sapevo Ok. niente di online, eh? Io non sapevo nulla. Avevo la pagina Instagram solo per pubblicare le mie lezioni, non facevo nulla. E quindi ho iniziato a creare questi ebook di allenamento con delle schede e alla fine dell'ebook mettevo le foto della mia compagna, santa donna, delle foto di ogni esercizio. E Ok. così ho iniziato con l'online, vendendo questi ebook, che era un po' porta a porta, non era Quindi proprio online. sperimentavi un po', era un Sì, po' uno sperimentare. iniziavo a capire un po' come funzionava questa cosa, il fatto di essere ovunque sostanzialmente, no? Il bello dell'online, di internet Sì. è quello, di essere ovunque. Allora poi le persone mi mandavano i messaggi e mi dicevano: cavolo Daniele, sei anche a Parma, cavolo Daniele, sei anche a Pisa. Però mi facevano presente che c'era un problema, non potevano ogni volta vedere un esercizio e poi andare in fondo all'ebook e cercare l'immagine. Allora lì ho fatto lo step successivo ed è stato quello di inserire l'esecuzione in video su un link, quindi bastava cliccare sull'esercizio e ti mandava sul mio canale YouTube e vedevi l'esecuzione dell'esercizio. Poi, col Covid, ovviamente,
Questa cosa È è. esploso tutto. Certo. Io devo veramente ringraziare, e tra l'altro c'è anche qualcuno, i miei ragazzi di Warrior, di Sulmona innanzitutto, li devo veramente ringraziare, perché quando è accaduto il Covid, quindi la quarantena, quando Conte ha detto voi domani Quindi, che me lo ricordo rimanete. benissimo anch'io. Rimanete a casa. Io la prima cosa che ho fatto sono scappato a fare la spesa. Poi la seconda cosa che ho fatto è stata quella di sedermi, prendere il cellulare e avvisare ovviamente le persone che il giorno dopo non avrei fatto lezione. Allora tutti Certo. quanti, no, inventiamoci qualcosa, inventiamoci qualcosa, facciamo la videochiamata. Allora là mi si è accesa la lampadina. Ho fatto, aspetta, facciamolo con Zoom. Io neanche sapevo cosa fosse Zoom. Ho detto, facciamo con Zoom. Poi Nicole mi fa, Daniele, ma perché la fai su Zoom? Ma falla su Facebook e Instagram, facciamo una diretta. E io, Nicole si chiama, ho fatto, ti rendi conto che io devo urlare davanti a non so quante persone? E Nicole mi fa, dai, dai, fallo. E io ho detto, vabbè, ma sai che c'è? Vabbè, lo faccio. Allora, il giorno dopo scrivo, stasera ci alleniamo tutti insieme la lezione di Warrior con Daniele. Vado a fare la diretta. Tra Instagram, Facebook, Zoom e YouTube, perché poi che ti fai lasciare YouTube? Ho messo Eh anche no, YouTube. certo, tutti. Avevo il computer qui, cellulare di Nicole, cellulare mio e il cellulare che usavo per il lavoro qui, quindi ero proprio stile Cinecittà. Ho fatto avviare tutti quanti e siamo arrivati, che erano, le abbiamo contate, eravamo 1100 persone connesse online. Io non me Mamma mia, l'aspettavo. Io vedi? poi, in quanti si sono allenati, in quanti mi hanno preso in giro, non lo so. Però il giorno dopo, te lo giuro, io penso di essere stato il primo, il giorno dopo che Conte ha detto siamo chiusi, io ho fatto la mia prima diretta in quarantena. Ed è lì poi è stata tutta un'escalation. Da lì è nato ogni l'appuntamento settimanale, ogni 2 giorni. Fino a quando poi ho lanciato il mio sito internet, il mio primo sito internet, con la vendita dei miei ebook, che ovviamente ho modificato, ho fatto per lui, per Certo. lei, principiante, sono andato avanti. E posso parlare di cifre? Certo. Allora, non me ne vogliate, ma io non ho mai visto arrivare 5.500 euro sul mio PayPal in un giorno. Io Mamma mia. penso di Complimenti. no, è stata una cosa assurda. Allora lì ho detto: ok, ho preso tutti quei soldi, li ho investiti in corsi, li ho investiti in corsi, li ho investiti in una piattaforma tutta mia, la Warrior Training Academy, fino poi ad arrivare a te. Però è Che stato. dopo arriveremo anche lì. È stato un percorso molto lungo, pieno di soddisfazioni, ma anche pieno di difficoltà, perché non è così semplice. Certo. A volte vedi su internet le pubblicità su Instagram, diventi milionario con internet, sì, magari, senza fare nulla, magari, c'è tanto, 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 Sì. tanto lavoro e soprattutto, se questo è un consiglio che do agli altri, ma è il mio modo di essere, il mio modo di fare. Io me ne frego del pensiero degli Bravo. altri. Io quando faccio le dirette, quando registro, io me ne frego, mi possono prendere in giro, mi possono dire, ma guarda Daniele che fa il pagliaccio, ma guarda Daniele che urla. A me non interessa, perché io ad oggi ti posso dire che ho allenato più di 1800 persone online e quindi dico, mi prendi in giro, mi critichi, problemi tuoi. Quindi Esatto. il segreto per me è stato quello, fregarmene totalmente del pensiero degli altri. E quindi ho detto, bah, vado. E così è stato. Poi Ma ringrazio tutti, infatti, però. no, ma infatti hai, a parte che hai lanciato altri messaggi super importanti, super belli, sui quali secondo me dobbiamo un attimo tornare. Ad esempio, tu hai iniziato proprio dall'input che ti arrivava dall'esterno, ma Sì. anche la seconda volta ti è arrivato un input dall'esterno e tu l'hai accolto a braccia aperte. Cioè, da un momento che poteva essere un cavoli, mi fermo, chiude tutto, finisce tutto qui, no, tu hai accolto di nuovo, tra l'altro. Anche i tuoi ragazzi fantastici, no? Che ti hanno Sì. dato un po' anche, se vogliamo, l'input, e Nicola ancora di più che ti ha sostenuto e ha detto: cavoli, cioè, facciamola questa cosa, no? E Sì. anche la sua idea di connettersi, va bene che sembravi a Cinecittà, come dicevi prima, però effettivamente ha portato i suoi risultati, cioè la visibilità che ti ha dato è stata incredibile, no?
Quindi molto bello, come hai detto tu, ovviamente è un percorso, ce l'hai raccontato, è stato proprio un percorso fatto di tante tappe, però è stata una crescita e la cosa che secondo me ha fatto la differenza è stato la tua forza di volontà, il tuo metterci impegno ogni giorno, no? Nonostante tutto, cercare la soluzione quando qualcosa andava male, troviamo il modo per sistemare. Chiude tutto, mettiamoci su Zoom, anche se non so che cos'è Zoom, iniziamo, facciamo queste dirette. Quindi hai sempre cercato di trovare la soluzione. Questa, secondo me, è una delle cose che ti ha portato qui, oltre che ovviamente il fregarsene, che assolutamente è una cosa che quando si è online soprattutto bisogna imparare a fare, perché poi le critiche arrivano, soprattutto quando la visibilità aumenta, però andare avanti per la propria strada è sicuramente sempre la soluzione migliore. Quindi, E anche quando i reel bellissimo. diventano virali, eh? Quando i reel diventano virali, sei massacrato, bombardato da persone che ti insultano. Quindi, che sei bombardato da haters, che adesso ho imparato a Sì. gestire e mi diverto anche. Devo dire che mi diverto anche. Poi è bene perché aumentano l'algoritmo, quindi. Esatto. Quindi alla fine dice commentate che in realtà mi state aiutando in un certo Va senso. Mi benissimo tutto. Voi mi odiate, ma in realtà mi state aiutando, Sì. effettivamente. È una bella filosofia di prendere, un bel modo di prendere in maniera positiva i commenti, devo dire. Quindi anche questo è un bello spunto da cui Sì, prendere esempio. no, mi diverto, ma non scherzo. Allora, una volta ti dico questo aneddoto. Sì. Allora, ho fatto un reel, e tra l'altro è riuscitissimo, ma se non mi sbaglio ha toccato il milione. Ne ho diversi che hanno toccato il milione, che hanno superato il milione. E allora, ce n'è uno dove ho le ginocchia sporche, di bianco, di pittura, però io sto facendo gli esercizi. Allora, mi hanno commentato, invece di dire puntini, 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 pensa a lavarti, perché avevo le ginocchia sporche. Allora io poi ho risposto con una foto che stavo pittando casa e io ho detto, io non solo ti faccio allenare, non solo ti faccio alzare il culo dal divano, ma io mi faccio il culo anche a casa, pittando tutta casa. Poi da lì lei è una ragazza, lei ha continuato a commentare e poi ce la siamo presa a ridere tutte e due. Però Vedi? intanto il reel continuava ad andare, continuava ad andare. Quindi io rispondevo, poi rispondevo con le domande, così lei era per forza mi doveva rispondere, Certo. e così io poi continuavo, 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 e mi diverto anche in quello. No, ma infatti è bella proprio anche la positività che mandi. Infatti anche prima qualcuno ha scritto che sei molto positiva e mandi molta energia. Sono assolutamente d'accordo, super d'accordo con Grazie. questo. Ora, invece, tornando un po' alla tua storia, Daniele, siamo arrivati al punto in cui sei entrato online. Ma la mia domanda a questo punto è perché hai scelto Instagram? Ora, eri anche su altre piattaforme, ma perché hai scelto proprio di investire su Instagram? Allora, sono sincero, ho scelto di immettermi nel mondo di Instagram perché mi sento a mio agio. Ok. E penso che sia stato proprio il punto di forza mio. Mi sento molto più agio, il mio ambiente. Poi, continuando a fare ricerche comunque di target, ho notato che c'erano molte persone in target con quello che proponevo io su Instagram, anziché su Facebook e YouTube. E quindi ho detto, dai, proviamo su Instagram, insistiamo su Instagram, concentriamoci su una cosa, è inutile che io disperdo le energie in tante, concentriamoci su una cosa, poi arriverò ad un punto, lo spero, che Instagram vada solo e allora lì inizierò ad approfondire anche altri tipi di piattaforme, che comunque è inevitabile, bisogna allargarsi. Certo. Però adesso ho deciso di entrare in questo mondo apposta per questo, perché mi sento a mio agio e se mi sento a mio agio so che posso dare il 110%. E poi perché le persone in target, le mie persone in target sono presenti su Instagram. E quindi sostanzialmente è stato questo. Continuavo anche sul gruppo Facebook, o anche Warrior Tribe si chiama, ho anche un gruppo Facebook, però è molto più freddo, c'è meno contatto con il mio pubblico. Le persone non sono molto invogliate a commentare i post su Facebook, perlomeno quello che ho percepito io e per quello che Certo. erano le mie persone. Invece su Instagram, con le storie, e con i contenuti, con i reel che mi diverto come un pazzo, allora c'è molto più legame con le persone, tant'è che quando incontro i ragazzi in giro per Sulmona e mi dicono: oh, allora hai finito di pittare casa? E io dicevo: cavolo, ma questo come fa a saperlo? Poi io ricordavo che avevo fatto la storia su Instagram, no? Oppure: ah, ma tu sei Nicole, la ragazza di Daniele?
Ma bene, io lo seguo, vi seguo su Instagram. Ah. Allora, si è creata questa, veramente questa tribù, ed è stato così che ho detto, va bene, Instagram ora è il mio mondo, continuo ad andare lì. E quindi ho continuato per quello, su questa Quindi, piattaforma. proprio la dimostrazione che quando crei una community, c'è veramente, ci sono veramente delle persone dietro, no? Che ti guardano, che ti Sì. seguono, che consumano i tuoi contenuti e tu ce l'hai dato la dimostrazione anche con il racconto che appunto ci hai appena dato. Quindi Sì. è proprio così. E infatti, vabbè, io lo sai, adoro Instagram, ovviamente sono di parte. Ma parliamo anche un po' di obiettivi. Che obiettivi sei riuscita a raggiungere grazie a Instagram? Cioè, in che cosa ti ha aiutato Sì. Instagram come piattaforma? Allora, il mio primo obiettivo, che è un po' quello di tutti quanti che entrano su Instagram, è quello di aumentare il numero di follower, ovviamente. Quello è stato il mio primo obiettivo, sono sincero. Il fatto di monetizzare è una conseguenza, è venuto dopo. Però il mio primo obiettivo è stato quello di raggiungere un numero di follower alto, ma in maniera genuina, cioè nel senso Certo. le persone dovevano essere in target con me. Quindi la prima cosa in assoluto che ho fatto è stato quello di cancellare tutti i miei follower, le persone che mi seguivano, che magari avevano, non so, 0972 slash, Un po' capito? Tutti fake, questi, sì, sì. un po' gli account fake. Poi ho iniziato a cancellare un po' quegli account che mi seguivano perché io seguivo loro, perché ho fatto il follow and follow, ho fatto in un primo momento e non sapevo, ancora entravo nell'Academy, nella Pills Academy, quindi ancora conoscevo tutte queste strategie. Allora ho iniziato a fare un po' di pulizia e poi mi sono concentrato sulla crescita. Sulla crescita organica, ho fatto solo organico, non faccio sponsorizzate per ora, per il momento, è stata la mia scelta. E ho fatto tutta crescita organica tramite freebie, tramite delle dirette, condivisioni varie e devo dire che i reel mi hanno dato una spinta incredibile. Allora, nel giro, posso spoilerare? Posso dirlo? Nel Certo. giro di 2 mesi e mezzo, se non vado errato, ma forse tre mesi massimo. Da 2200 follower sono arrivato a 30.000 follower, a 30k, nel giro di 2 mesi, 3 mesi. 3 mesi massimo, massimo. Però Ed è stata una è cosa un bel che numero. è bellissima, ma sai cos'è la cosa bella? Ma tu lo sai benissimo. La mattina quando ti svegli, accendi Instagram, vedi la barretta di sopra, tutta rossa con i cuoricini, le personcine, 100, 100, 100, 100, 100, tutto quello che è successo. Poi andavo a Prendi quasi vedere. paura, dici Sì, quasi non è perché, reale. ma soprattutto la prima volta, ho detto, ma che è successo? Ho fatto qualcosa? E invece no, era andato virale un reel. E poi mettiti lì, cerca di capire perché quel reel era andato virale e magari altri non andavano virale. Allora poi, tramite anche il tuo corso di reel, che seguo anche quello, e ho iniziato a capire, ok, allora qui ho usato questi hashtag. Ok, allora mi scarico l'Excel di Arianna e vedo l'Excel, quello degli hashtag, e Sì. allora vedo, questo va, questo ha funzionato, questo ha funzionato, questo ha funzionato, perfetto. Allora, utilizzo questi, vediamo se la volta dopo riva successo. Ed è così è stato. Poi sono andato avanti con la Pills Academy e ho visto il segreto dei contenuti, ora non ricordo il titolo, dei commenti, Sì, i 100 commenti forse, non mi ricordo, i 90 i commenti, 90, la strategia, 90 sì. commenti. Allora ho iniziato a fare, mezz'ora prima che pubblicavo un reel, iniziavo a rispondere a tutti i commenti e a interagire con le persone. Appena usciva il reel, anche se una persona mi metteva il cuoricino, rispondevo, ma a te quale esercizio piace? Tu a quale livello ti trovi? Tu come ti alleni? Iniziavo a fare domande. E così i reel sono iniziati a diventare virali. E poi i freebie hanno funzionato tantissimo, devo dire. Mi stancano. Forse mi stancano un pochettino, mi stancano nel senso che c'è lavoro dietro un freebie, Sì, c'è molto. parecchio lavoro e io non pensavo all'inizio. E quindi, dato che è una cosa che mi stanca, e se una cosa mi stanca non la faccio con piacere, inizia ad essere noiosa e non esprimo quello che voglio esprimere. Allora ho agganciato il freebie con i pre-prelanci. Ok? E Quindi hai quindi. cercato di farla come una cosa più limitata e non continuativa proprio Esatto, per... esatto. Così almeno io non stavo lì ogni volta a sbattermi per fare un freebie, ma lo facevo nel momento in cui io volevo lanciare un nuovo programma di allenamento.
Il mio primo freebie è stato un report sui glutei che Sì. è andato bene. Ho lanciato questo freebie, mi ha fatto crescere di qualche mila follower, non ricordo ora quanti. Mi ha fatto crescere, la mia lista email è aumentata del 50% con questo freebie e da lì ho fatto partire una strategia di email marketing fino a lanciare il mio test glutei. Praticamente alle persone gli facevo fare un test in base alla postura, che tipo di attività hanno, tutte cose tecniche, però spiegate in maniera molto semplice e divertente. E alla fine io gli davo un risultato e gli dicevo: benissimo, questa è la tua forma di glutei, allora hai bisogno di questi consigli, però se vuoi andare oltre, acquista il mio ebook Glutei a Certo, Shape, ok? quindi hai Che era, sfruttato la sì. cosa. Ho fatto proprio un percorso e ho sfruttato al massimo, spero di non aver sbagliato, ma non penso, le tue categorie, le tue fasi, quella che tu metti, crescita, ispira, Sì. vendita, ok? E io ho preso queste fasi, infatti ce l'ho scritte, non posso girare il cellulare perché ho un Tutta macello qui. l'impalcatura. Sì, ho tutto scritto. E praticamente, cioè, nella prima fase crescita, poi insegna, educa, ispira. E l'ultima fase è vendere. Allora io mi sono messo lì con la tua Pils Academy, ho scritto crescere, prima fase, cosa devo fare? Contenuti che si possono salvare, freebie e i quotes. Quote, non l'ho mai capito. Quozza. Ok. Allora lì è crescita. Raggiungevo, non so, 1000 follower. Perfetto. Allora questi 1000 follower sono in target perché ho parlato di glutei. Ok? Allora passavo a insegna e educa. Dopo, ed è la fase di pre-lancio, di pre-lancio. Poi ho fatto Ispira, l'ultima fase di pre-lancio con i prima e dopo, la mia storia, bla 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 bla. E poi la fase di lancio nella tua fase di vendita. Quindi, c'ho tutto scritto. Recensione. Recensioni, spiegazioni, programma e sponsorizzazioni. Guarda, mi fai quasi emozionare, veramente. Sei No, ma super. No, te lo giuro, non sto dicendo stupida, guarda, guarda. no, no, ma lo Guarda, vedi? Lo vedo. Lo vedo, lo vedo. E è quindi tutto ha scritto, funzionato alla fine. Questo ha pare di sì, funzionato. Pare di sì. pare che ha funzionato, sì, mi Vedi? sono divertito, è bello, è bello, è bello, è bello, è bello, è bello, poi quando le cose riescono hai È un ancora altro più voglia, stimolo, esatto, è sei ancora ancora più più stimolo, stimolato ad andare avanti. Ma sì. infatti, ecco, a proposito di freebie, che prima lo chiedevano perché magari non tutti lo sanno, spiego brevemente, è una Sì. delle strategie che sono all'interno dell'Academy, dove praticamente quello che insegno, ovviamente in maniera stretta, dopo nell'Academy spiego step by step cosa va fatto, però a promuovere qualcosa di gratuito, di valore per il tuo pubblico, ovviamente allineato a quello che è il tuo scopo. Per appunto aumentare il tuo seguito in maniera esponenziale in poco tempo, ecco, quindi è una delle strategie e Daniele appunto ha scelto di applicarla e ci stava un po' raccontando com'è andata, ecco, tutto questo. E quindi insomma, Instagram ha portato i suoi risultati, i suoi Sì. obiettivi e grazie a Instagram tu ti sei veramente costruito una community, hai dato anche un nome, una forma a questa community e quindi ti voglio chiedere proprio per chi ti segue e invece parte da zero. Vuoi dare qualche consiglio secondo te come si crea una tribù, una community efficace? Sì, allora, la prima cosa è quella che ho detto prima, bisogna fregarsene di quello che pensano le persone. Bisogna essere se stessi, anche perché chi ti guarda percepisce. Se sei genuino, percepisce la tua passione, percepisce che sei anche leale, perché ormai su Instagram vediamo tanti che promettono, 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 ti fanno una bella faccia avanti, però poi ovviamente tutto quello che c'è dietro è un po' più sporco, non, poco genuino, poco Sì. genuino. Poi allora, io ho fatto una cosa, prima di creare la mia community, quindi di improntare la mia brand identity, io ho fatto una cosa semplice, ho spento tutto quanto, computer, libri, ho spento tutto, chiuso tutto, e ho pensato a Daniele del 2013-2014. Daniele del 2013-2014, cosa voleva sentirsi dire? Cosa voleva ricevere? Quali consigli apprezzava? Quali consigli gli sono stati utili?
Ho fatto uno schema che dovrei ritrovare, se non lo faccio vedere. Ho fatto uno schema, avevo fatto uno schema, e mi ero scritto tutte le cose di cui mi ero appassionato e che mi erano servite, che erano veramente utili nei miei inizi. E da lì ho capito che c'è un minimo comune multiplo tra le varie cose, che è la soluzione di un problema. Molti spiegano il problema. Lo spiegano, ma non ti danno la soluzione reale, Sì. soluzione concreta. Quindi ti danno la teoria, ma c'è poca, molta poca pratica. Invece le persone si innamorano di te quando effettivamente gli risolvi un problema, ma nel concreto. E allora ho iniziato in questo modo, rispondendo a delle domande che mi venivano fatte su Instagram, su Facebook, su WhatsApp, e io non facevo altro che creare questi tipi di contenuti. E poi ho iniziato a dare un nome ai miei guerrieri, no? E sono i miei guerrieri, i miei warrior. Allora ho iniziato la mattina a dire buongiorno guerrieri, e quindi ogni mattina io li salutavo, buongiorno guerrieri. Come un po' tu con i pillars, no? Pillars, esatto. E quindi ho iniziato così a dare la mia identità e poi tutti i contenuti che poi andavo a pubblicare. Sono tutti contenuti dove io insegno sì gli esercizi, insegno i workout, ma soprattutto cerco di far capire alle persone che come ci sono riuscito io nel mio piccolo. Da Sulmona, 20.000 abitanti, ad arrivare ad allenare anche in Canada, perché ho una ragazza in Canada che si allena con la mia Wow. palestra virtuale. Come ci sono riuscito io, ci puoi riuscire anche tu. Oppure, come ci sono riuscite tante altre persone che avevano problemi di obesità, avevano problemi di poca voglia, di poca motivazione, e mi scrivono oggi e mi dicono: Daniele, grazie a te. Ho fatto questo, Daniele, grazie a te ho fatto quest'altro. In 3 mesi ho fatto i piegamenti ad un braccio. Una ragazza che fino a qualche mese fa faceva i piegamenti con le ginocchia a terra. E quindi ho cercato di mettere me stesso nei miei contenuti e penso che questa sia stata la La cosa chiave. migliore, sì, la chiave. E ti dico questa cosa perché mi fa tantissimo piacere. Non so se lei è connessa e tra le 100 persone in diretta, lo spero perché gli voglio un bene dell'anima. È una ragazza, si chiama Giulia, Sì. e si chiama Paola, ed è di Roma, Paola Casciato. Spero che tu ci sia. E questa ragazza ha iniziato con me questo percorso di palestra virtuale. E nello stesso tempo mi scriveva su Instagram e mi diceva: Guarda, Daniele, ho questo problema con il lavoro, Daniele, non sono felice. E io cercavo nel mio piccolo di motivarla e di fargli capire che come quando tu non ce la fai più durante gli allenamenti, ma con la persona insisti e porti a termine un workout, tutta quella energia la devi prendere, la devi mettere anche nella tua vita quotidiana. Perché tu sei tu, sia durante gli allenamenti che nella vita quotidiana, quindi anche nel lavoro. Allora, entrata Sì. in questa mentalità da guerriero, no? Da warrior, dopo un paio di mesi, mi scrive: Daniele, mi sono licenziato grazie a te. Io, oh Madonna Santa, Cosa ho fatto? ho fatto un casino. E lei: no, no, invece mi hai aiutato, mi hai aiutato. E mi dice: Daniele, ti dirò di più. Tra l'altro, lei anche lei è iscritta a Pills Academy, poi sotto mio Ok. consiglio. Allora lei mi ha detto: Daniele, ti dirò di più. E mi manda un logo. E io dico: Che cos'è questo logo? Daniele, domani inauguro il mio e-commerce. Grazie a te. Wow. E io: Mamma mia. Mamma mia, e 3 mesi fa ha aperto anche il suo store dove io e Wow. Nicole siamo andati e quando ci siamo incontrati, è una ragazza di Roma, io non l'avevo mai vista, ci siamo conosciuti dopo, grazie alla palestra virtuale, tutti e tre piangevamo davanti all'ingresso del suo negozio. Bello. No, è stata i brividi, perché è stata, cioè, incredibile, da una lezione di Warrior lei è riuscita a licenziarsi, aprire un suo e-commerce. Far parte della mia community, della mia tribù. E conoscere, superare, raggiungere e superare i propri limiti. E così è stato. Figata. Bellissimo, tra l'altro.
Ti confermo che dovrebbe essere tra di noi perché ho letto Ci qualcuno che ha sta? scritto eccomi con i cuori. Allora, Soluzioni, soluzione trend shop può eccola, essere. Paola, È sì, lei, assolutamente sì. sì. Allora c'è e ti ha mandato tantissimi cuori, quindi ci sta ascoltando in questo Lei momento. può confermare che abbiamo. Eccola, lei può. Paola, per Sì. favore, conferma che abbiamo pianto davanti al tuo negozio. No, ma ci credo, deve Bellissimo. essere stata un'emozione incredibile, tra l'altro. E comunque anche qui, Incredibile. potere, no, della community e di quanto tu come persona esci, no? E dai motivazione. Alla fine penso che questa sia un po' la tua missione. Cioè, magari Esatto, sì. non pensavi appunto che potesse essere così di impatto, però ti rendi conto che l'impatto c'è e Sì, arriva. ce l'abbiamo fatta, sì. Quindi, no, bellissimissimo. Tra l'altro, appunto, ripeto, trasmetti un'energia incredibile, Confermo e quindi confermo che sei il mio coach confermo. anche mentale. Vedi? Sì, quindi no, bellissimo, assolutamente, super, super. E direi che comunque hai dato proprio un bel consiglio, una bella motivazione per creare, no, una community, perché spesso ci si dimentica che ci sono delle persone No, dietro lo schermo e invece questa è esatto. la cosa più bella e fondamentale e che bisogna tenere assolutamente in considerazione. Sì, ma poi trovi dei legami, trovi delle persone fantastiche. Io quando faccio un viaggio con Nicole, e succede anche a te perché è capitato tra di noi, Sì. io quando vado a fare un viaggio e dico ragazzi, oggi sono a Milano, mi scrivono, Daniele, per favore, noi siamo in questo bar, vediamoci, incontriamoci. Sì, È è bellissimo. bellissimo, è vero, sì, ti dà una carica Sì, incredibile, sì. è Quando bellissimo. Siamo dici, andati? No, dici funziona, cavolo. sì, no, poi dici, ecco, io lo faccio per loro, cioè alla fine, Sì. no, vedi e dici, cavoli, ok, sono sulla strada giusta, quindi veramente questo ti dà una spinta a continuare incredibile. Sì. Sì, sì, No, scusa sì, sì, sì. se ti ho interrotto che stavi dicendo qualcosa. Allora, innanzitutto, Arianna, tu mi devi fermare perché se no io parlo. Quindi tu quando fermami. Vado alla prossima domanda, ti interrompi di cazzetta, Sì, vedi perché dopo. se no io Ok, vado, eh. ok, Ok. ok. Allora, passiamo alla prossima domanda Vai. e entriamo un po' in Instagram Pizza Academy. Abbiamo detto, ok, sei un pillar, fai parte ufficialmente dell'Instagram Pizza Academy. E qui ti chiedo cosa ti ha spinto, perché ci sono tantissimi corsi. Io in prima persona sono consapevole che ci sono tante altre persone che magari fanno quello che faccio io, sicuramente ognuno a modo suo, però ci sono tante altre persone. Cosa ti ha spinto a entrare e a scegliere Instagram Pills Academy? Allora, noi abbiamo un amico in comune che non ti ho mai detto, che Ok. è Jacopo Pelegatti. Ok, Sì. allora io ho conosciuto Jacopo oddio, saranno un paio d'anni, e poi l'ho conosciuto ad un evento che ha organizzato Emma Loru all'Aquila, dove c'erano Sì. lui, Dario Vignali e tutto quanto. Conosco anche Omar Brigandini, quindi conosco un po' questo mondo, no? Poi parlando con Jacopo, vedendo un po' la sua pagina Instagram, che tra l'altro è un grandissimo copywriter, ma ho scoperto Sì. che è tantissimo in tantissime altre cose. Sì. E allora, poi vedendo sui suoi amici Instagram, sai quando vuoi rubare il segreto, capito? Allora vai a vedere i suoi amici, vediamo con che connessione posso fare. Mi sei comparsa tu tra i suoi follower. Allora, ho fatto il semplice segui. Ora ti ho iniziato a seguire, ma come seguivo te, ovviamente seguivo tanti altri tuoi colleghi, Certo. che tra l'altro ci hai fatto anche alcune dirette insieme, quindi conosci benissimo. E, però forse io mi sono rivisto in te. Ok. Ok? Il tuo essere genuino, il tuo essere leale, il tuo essere cresciuta con le tue forze. Allora, e quello è stato la prima cosa di dire, ok, metto segna come importante ad Arianna, perché secondo me mi può insegnare, mi può dire qualcosa. E poi ho iniziato a seguire tutti i tuoi contenuti su Instagram e ho iniziato a metterli in pratica, tutti i tuoi contenuti, e ottenevo i primi risultati. Poi la fame vien mangiando e allora ho iniziato a incuriosirmi ancora di più, a seguirti sempre di più. Fino a quando mi sono detto, bene, ho deciso, voglio approfondire questo discorso, ho visto ovviamente il tuo webinar e ho detto, perfetto, webinar funnel, ho fatto, ok, mi è piaciuto come mi ha catturato, secondo me ha qualcosa da insegnarmi e quindi sono entrato. Investo. Sì, investo, perché se sei riuscita a convincere, tra virgolette, Certo. ovviamente.
Se sei riuscita ad agganciarmi e quindi a farmi entrare nel tuo webinar funnel, vuol dire che una intelligente sei, sai il fatto tuo, no? No, scherzi a parte, quindi mi sono interessato, ho capito il tuo modo di lavorare, ho messo in pratica i tuoi contenuti gratuiti e ho detto entriamo perché secondo me ne vale la pena. Certo. Investiamo, facciamo questo investimento perché noi non acquistiamo un programma, noi facciamo un investimento su noi stessi e così è stato. E da lì la crescita è stata immensa. Vabbè, contano i numeri. Io posso dire tantissime, tantissime cose, ma basta andare sul mio profilo Instagram e vedere 30.000 follower o alcuni reel, tranne ultimamente, alcuni reel che sono andati virale, un milione di cose. Poi io ho Certo. estrapolato, ho cercato di fare mio molte cose che tu insegni e ha funzionato. Quindi ecco perché sono entrato nella Pills Academy. Ma infatti ecco, dopo la Pills Academy, no? I risultati che hai avuto, in cosa pensi che proprio ti abbia aiutato? Cioè, qual è stato lo scatto che sei riuscita a fare? Allora, sicuramente la mia autorità, la mia brand identity è migliorata tantissimo con il tuo corso. Sono molto più organizzato. Vedi anche prima quando ti dicevo delle fasi? Sì. Io prima lo facevo, però non ero così organizzato, non ero così puntiglioso e preciso. Quindi adesso tu mi hai, tramite il tuo corso, mi hai insegnato veramente step by step tutte le cose da fare. Quindi veramente partire da zero. E creare una tua community, avere anche un tuo ritorno economico, ovviamente, perché Certo, comunque lavoriamo è anche per importante, quello. certo. Sì, anche perché poi quei soldi, ovviamente, fanno parte del tuo investimento futuro. E quindi mi hai dato una scaletta da seguire e per me è stato molto utile. I caroselli sono sbalorditivi. Non so se posso spoilerare, ma il carosello che ho scritto qui, GVA, gancio valore azione. Il carosello GPSA, gancio, problema, soluzione, azione. Ho iniziato a fare i caroselli in questo modo e le persone commentavano, le persone lo salvavano. Cioè, per ogni cosa c'è un metodo. E poi, cavolo, io insegno fitness, quindi lo so che c'è metodo dietro una cosa. E se funziona, c'è anche Certo. tanto studio. E Sì. quindi anche a parte i reel, anche i caroselli, anche il modo di scrivere i contenuti, di scrivere le CTA. Le CTA Quello sono anche impatta. importantissime. Sì. C'è una ragazza che tra l'altro fa istruttrice di fitness nel tuo gruppo Facebook, che ci siamo anche confrontati, non so se hai avuto modo di leggere, spero che ci sia in questa diretta, dove lei aveva un problema di crescita. E io gli ho detto, mi sono permesso di rispondere, e io ho detto, sì, ma quale CTA usi? E lei mi diceva, Vedi? usavo la CTA di entrare nella link in bio. E io ho detto, no, tu devi pensare ai tuoi clienti come se fossero dei neonati, senza offendere nessuno, ma che li Certo. devi imboccare. E quindi tu, il tuo obiettivo qual è? Crescita? Perfetto, la tua CTA sarà seguimi per altri consigli, non farti fare tutt'altro. Oppure usava due CTA e due CTA non vanno bene perché che faccio, la prima o la seconda? Devi essere chiara, metti in testa qual è il tuo obiettivo, raggiungi il tuo obiettivo nella fase 1 e poi passi nella fase 2. E questo me l'hai dato tu con la Pills Academy, la distinzione di ogni fase. E mi ha Esatto. aiutato tantissimo. E infatti io avevo l'obiettivo di crescita, perfetto, mi ero scritto 10K, ce l'ho ancora scritto, 10K. E li hai superati. E le ho superate abbondantemente. E le ho superate. Allora, io avevo scritto: superati 10K, passo alla fase 2, ispirare, insegnare ed educare. Vedi? Ok? E è stato questo passaggio, questo step by step che ho trovato nella Pills Academy. Ma infatti bellissimo perché tra l'altro c'è cioè, anche qui, anche la Pills Academy crea una community a parte Sì, dove, sì. come hai dato conferma tu, poi vi aiutate, interagite, quindi è bellissimo anche questo. Ed è stato molto bello anche quello che hai detto prima riguardo proprio la vendita, no? Tu hai acquistato perché ti sei rivisto in me. E questa penso che sia anche un po' una chiave anche per i tuoi clienti, perché le persone pensano, cioè io non acquisto solo un prodotto. Io acquisto il benefit che posso avere da quel prodotto, ma io acquisto anche un po' la persona che c'è dietro a quel prodotto. Perché se tu mi stai sulle scatole
e proprio non mi piace assolutamente, è molto difficile che io Sì. venga ad acquistare da te, anche se il tuo prodotto mi dà magari quel beneficio che io ho bisogno di ottenere. Quindi anche questa cosa, no? La community lo percepisce e creare una community e creare dei true fan, quindi delle persone che poi effettivamente acquistino, fa parte un po' del gioco di quello che dobbiamo fare su Instagram e che facciamo attraverso i nostri contenuti tutti i giorni con Sì, costanza. confermo. Allora, Daniele, intanto ci siamo fatti una bella chiacchierata. Ora ti farei proprio due domande prima di lasciarti andare. Mi Yes. chiedono se sono romagnola, spoiler, sì, comunque domanda che non c'entra nulla, però sì. Allora, ok, chiedono, Daniele, ma i tuoi allenamenti sono indicati per tutte le età? Allora, assolutamente sì, ma per un semplice motivo. Io utilizzo una tecnica ideata da me che si chiama progressivo graduale. Però questo non c'entra niente con l'Academy, vabbè, non fa niente, mi faccio un po' di marchettata io. È una tecnica che si chiama progressivo graduale. Quindi che cosa vuol dire? Che per ogni Ok. esercizio esistono almeno quattro livelli di difficoltà. Quindi se io ti chiedo di fare un sit-up, uso termini tecnici, comunque un esercizio per addominali, io ti dico anche che se non ce la fai o hai questo problema, tu puoi fare il crunch. Se invece il tuo livello è avanzato, puoi fare il sit-up twist o gli addominali al libro. Quindi io nella lezione mi chiedo, prima di registrare le mie lezioni della palestra virtuale, mi chiedo quale domanda mi possono fare, ma che io non posso rispondere perché è una lezione registrata. Allora io dico, ragazzi, facciamo il sit-up, però se il tuo livello è inferiore, se hai questo problema, facciamo il crunch e te lo faccio vedere. Poi sei tu a scegliere il tuo livello. Praticamente la tua lezione te la adatti. Devo in qualche modo cercare di rispondere a tutti quanti, alle esigenze di tutti quanti. Certo. Quindi sì, Comunque sostanzialmente sì. possiamo dire che per qualsiasi dubbio o domanda sui tuoi programmi ti possono anche scrivere privatamente, giusto? Così Assolutamente magari ti sì. spiegano anche nel dettaglio di che cosa hanno bisogno. Allora, Sì. domanda numero due. Vai. Allora, te la leggo perché è molto lunga. Questo ragazzo ha tutti i segni del vincitore, ha passione, non cede alle critiche, ha investito i suoi soldi in corsi invece che in capricci. Bravo! Qual è il consiglio più grande che ci puoi dare riguardo al gestire un profilo Instagram? Grazie. Wow. È vero comunque, vedi, hai trasmesso questa cosa, quindi. Grazie. Allora, la prima cosa è la chiarezza del profilo Instagram, quindi il nome. Però, Arianna, questo è il tuo insegnamento. Io lascio rispondere a te, comunque voglio il consiglio da te Allora, perché. le cose che ho fatto io, però ovviamente vi dovete iscrivere alla Pills Academy perché se no non ha senso. Le prime fasi è stata quella di avere chiarezza nel mio profilo Instagram. Ok, sono Daniele, ma Daniele che cosa fa? Allora, Daniele, home fitness coach. Non mi bastava scrivere fitness coach perché ce ne sono tantissimi. Io dove alleno? Io alleno a casa delle persone. La mia palestra è presente a casa di tutte le persone. E quindi io ho messo una semplice parola prima, home fitness coach. Così le persone sanno che io insegno a casa, ok? Poi, vabbè, la mia LinkedIn, tutta quanto l'ho organizzata. E poi, ovviamente, la mia foto profilo. Devo far capire già dall'immagine quello che sono io, quello che faccio io. Io insegno fitness, non potevo stare con un libro in mano, non ha senso. E quindi mi sono fatto la foto da fighetto con la canottiera, con la canotta. E quindi ho detto, beh, allora, sto ragazzo sta in canotta Reebok, sicuramente insegna fitness. E quello è anche una cosa. E poi ovviamente anche la gestione dei contenuti. Allora, io pubblico ogni giorno. Alterno caroselli con reel ogni sacrosanto giorno. È difficile pubblicare ogni giorno e quindi ho utilizzato una strategia. Allora, i miei caroselli durante la fase di crescita non sono altro che workout. Ok. Ok? Io ti scrivo il nome degli esercizi, la metodica. Vai in descrizione per capire la metodica. Sotto CTA.
vai nel mio link in bio per scoprire i miei allenamenti dal vivo, ok? Hai capito il procedimento che ho fatto? Un mini funnel, ok? Sì. E quindi poi lo alterno con i reel. In reel rispondendo alle domande che mi fanno su Instagram, guardando tantissimo, ma veramente, veramente tanto i miei competitor. Tantissimo. Guardo Sì. cosa pubblicano loro, come lo pubblicano e qual è il trend del momento. Utilizzo la musica trend che tu ci hai insegnato come scegliere nei reel. E così organizzo anche il lato estetico. Ho messo i miei colori, Certo, il ho brand, la tua definito, sì, palette. ho definito i miei colori, ho definito anche il mio font che utilizzo poi questo Bravissimo, sei super, super, perfetto. E così allora le persone sanno che quando compare quel colore con quel font dicono mi ricorda qualcosa. E Sì, poi esatto. vabbè, e poi alterno sempre carosello reel, carosello reel. E dato che non posso stare sempre a fare, registro i miei reel il sabato e li salvo su Bozze. Bravissimo, che è infatti un po' il batch day, il Sì. tuo momento di registrazione content. Tra l'altro, bellissimo quello che hai detto. Secondo me, molte persone devono ascoltare e ricordarsi queste parole, ascoltare il tuo pubblico. Cioè, quello che tu fai è veramente ascoltare le domande che ti arrivano. Non, ok, vabbè, mi ha fatto questa domanda, rispondo, fine. Crea un contenuto da quella domanda, perché se a una persona che ti segue interessa, è probabile che interessa a tante altre persone. Quindi, bravissima anche su questa, è una cosa importantissima da fare. Ma anche la più E semplice sì, esatto, però che sostanzialmente. molti in realtà non fanno, quindi Perché è semplice. esatto, forse dicono è troppo scontata questa cosa, quindi forse non Invece. va fatta. E invece è assolutamente fondamentale. E, allora, ti faccio l'ultima domanda Vai. e voglio che sia sempre una domanda concentrata su di te perché ti ho in questo momento, quindi è giusto che sia così. Sara chiede. Daniele, ma gli allenamenti che trovo sulla tua piattaforma sono fruibili a qualsiasi ora? Allora, inizialmente il mio motto era dove e quando vuoi. Poi Ok. l'hanno iniziato a usare tutti quanti. E quindi ho eliminato sto dove e quando vuoi. Che significa dove e quando vuoi? Comunque, per rispondere a Sara, assolutamente sì, sono tutte lezioni registrate. Tu pensa che io a oggi ho un anno di lezioni registrate fino all'anno prossimo, fino a Wow. ottobre dell'anno prossimo, tutte lezioni registrate. Sono come se ci stiamo allenando insieme. Quindi non è che ti faccio vedere l'esercizio e poi mi sto muto, zitto, no, assolutamente no. E quindi sì, sono fruibili a qualsiasi orario, ora, a qualsiasi momento, a qualsiasi luogo, dappertutto, dappertutto. Perfetto, perfetto. Allora, Daniele, io direi che questa diretta si può concludere qui. Io davvero ti ringrazio perché penso che sia stata una diretta di altissimo valore per tutte le persone che ci seguono e anche a me personalmente mi hai trasmesso davvero tanto, lo dico perché lo penso veramente. Quindi grazie di cuore per essere stato qui. Noi sono sicura Grazie a voi. che ci rivedremo anche in Abruzzo, perché come sai io Eh sì. appunto vengo spesso, faccio tappe in Abruzzo, quindi sicuramente ci rivedremo. Io ti mando un grandissimo abbraccio, saluto te e tutti coloro che ci hanno seguito, perché comunque c'è stato un bel afflusso per tutto il tempo e questo dimostra anche che sicuramente erano interessanti i temi che abbiamo trattato. Quindi niente, grazie ancora e la Grazie diretta rimarrà salvata sul mio account, quindi potrete andarla a mille. recuperare. Perfetto. Grazie Grazie ancora mille, è Daniele, stato un grazie di piacere. cuore. Ciao, grazie Ciao ciao. mille. Ciao ciao.